Buongiorno ragazzi, rieccoci qua con il nostro Hans. Benvenuti su Stardew Valley e la Kraut Farm. Allora, dunque, facciamo subito le nostre normali mansioni mattutine. E quindi annacquiamo un po' tutto il nostro orticello, non dobbiamo fare altro per il momento. Abbiamo 1177 monete. Dobbiamo fare due cose importanti oggi. Dobbiamo andare al museo a portare questo geode e vedere che cosa c'è dentro. È la prima volta che apriamo un geode e non so che cosa possiamo trovarci e che cosa possiamo farne anche. Poi altra cosa che dobbiamo fare è andare a comprare ancora dei semi, perché dobbiamo cercare di arrivare a 2000 per prenderci un backpack, che quindi per aggiungere 12 slot qui. Vediamo se abbiamo qualche seme. No, no, non abbiamo niente. Ok, niente. Quindi adesso ce ne andiamo a portare questo geode in città. Vediamo quali altri sono. Scusate, non mi ricordo. Ah, il problema dei topi. L'obiettivo, stavo dicendo. Allora, il problema dei topi nella casa comunale. Come si chiama? Non mi ricordo. Poi, vabbè, dobbiamo creare una coop e allevare gli animali. Ma la coop ci volevano 4000 monete più 450 pezzi di legno, se non mi sbaglio. E vabbè, qui mi dovevo ancora presentare a una persona. La devo cercare e in realtà sulla mappa io sono arrivato fino a qui. Può darsi che ci sia qualcuno quassù. Allora, Gilda aperta dalle 2 alle 10. Potrebbe. Ah no, in realtà mi sa che qualcuno è anche qui. Sulla torre del mago dello stregone. Vabbè, comunque intanto andiamo a cercare questo geode, ad aprire questo geode. Io naturalmente mi fermo sempre in questa zona qui che ci trovo dei fiorellini. E va bene, va bene. È lunedì 7, quindi. No, no, è Sunday, scusatemi, non so perché mi sono sbagliato. Allora, oggi è anche il compleanno, se non mi sbaglio, di Lewis. E vediamo un po' se possiamo mandargli un regalo in qualche modo. Qui ci sono le skill, no, social. Qui c'è un modo di mandare un regalo. Vediamo se troviamo Lewis. Certo che se almeno l'avessero messo in ordine, che ne so, di nome. Ok, posso fargli un regalo, ma non so come. Qui non lo so, forse dobbiamo andarlo a cercare. Allora, casa sua, non mi ricordo qual è questa? Ah, stava qui, sta qui Lewis, vero? Dimmi di sì. Vediamo un po' se posso fare questa cosa. Oh, un regalo di compleanno, grazie. Bene, ce ne siamo ricordati. Non so in realtà che cosa possa servire, ma cerchiamo di mantenere i nostri rapporti sociali al toppe del toppe. Siamo davanti al museo, è questo museo vero, non sto dicendo una stupidaggine, e mi sembra che è qui che possiamo aprire il geode. Allora, dal blacksmith dobbiamo andare per aprire il geode. Mi sono confuso perché a volte si aprono i geodi e si trova, presumo sia questo qui, e si trovano. Ah, 25 vuole, è il bastardo. Sì, vabbè, tieni, vai. Mettiamolo qua e via. Si trovano delle cose da dare in museo, per quello che ho detto andiamo, portiamolo al museo. Allora, abbiamo trovato la geo. No, la calcite. Ecco, e infatti dice che Gunther ci può dire di più di questa cosa se noi lo portiamo al museo. Lo chiamo Gunther, non so se è la pronuncia inglese esatta, ma assomiglia di più a una pronuncia tedesca. Gunther Hans, capito? Come si fa? Ah, così. Sì, vai. Dona al museo. Evviva! E poi decidiamo noi dove posizionarlo. Mettiamolo vicino per ora, che lo posso venire a vedere anch'io, senza dover fare tutto il giro del museo. Del museo vuoto, tra l'altro. Aspettate, che qui si è aperto qualcosa. Ah! Ah, ok. Ah, bene, 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 bene. Abbiamo speso 25, ma abbiamo ricevuto 250 per aver compiuto questa missione.
Allora, vabbè, è un cristallo giallo. E vabbè, e ha dei noduli scintillanti. Niente di più. Quindi abbiamo compiuto questa missione. E abbiamo fatto il regalo a lui. Ah, e vediamo socialmente come siamo messi con. Sì, un regalo gli abbiamo fatto. Ah, se ne può fare solo due, probabilmente. E non so se allora era la cosa migliore fargli un fiore come regalo. Comunque, vabbè, non importa. Andiamo a comprare ancora dei semi che non ho più. Allora, questo è ancora in saldo, vero? Sì. Non adesso, grazie, che non ce l'ho. In questa città non si possono fare prendere prestiti come in tutti i giochi gestionali. Comunque. Allora, compriamoci queste, che abbiamo detto che ci guadagniamo 15 ogni una. Quindi con 200 guadagniamo 150 e la gallina canta, ma noi abbiamo bisogno di guadagnare 600. In realtà di questi ancora non so niente. Io ne prenderei comunque tipo 9 e poi ne compro una ventina. Anzi, allora a questo punto ne prendo 30 e torno alla mia farm. Questo è nuovo? Non mi sembra di conoscere questo ragazzo, oddio, gli ho dato un'accettata. Ah no, questo è il farmacista, lo conoscevamo già, o il medico, non so. Guarda degli uccellini. Se ne vanno. Hanno avuto paura. Allora, abbiamo un bel po' di cose da mettere. Intanto voglio togliere questa cosa qui su, esattamente, cioè, proprio sulla strada. Ok, andiamo a creare allora un altro campicciuolo. Vediamo un po'. Allora, così. Qui ci voglio mettere le patate. Ecco, non fuori. E ce le vado a mettere subito, now. Wonderful. Continuiamo da questo lato. E ci andiamo a mettere la pastinaca. E voilà. Così ancora. Scusate. E così ne abbiamo 18. Forse è un po' esagerato, però d'altra parte io voglio fare un po' di soldi. Rapidamente, anche se insomma dovrò comunque aspettare 4 giorni, quindi tanto rapidamente non è. E soprattutto mi vado a creare ancora molto lavoro. Però è così, il lavoro di campagna, il gusto ci guadagna, capito? Andiamo ad annacquare, sono le 4 del pomeriggio. Bene, adesso tolgo questa cosa qui che non mi spiega niente. Ricarico il secchiello e adesso mi vado a craftare. Io mi faccio questo di decoro, non mi ricordo quanto ce ne vuole. Ce ne vuole 369 di sicuro, più 312 sicuri, sicuri. Vediamo com'è questo decoro. Non so se possa essere bello da vedere. Ok, facciamolo fino a qua giù. E poi 1, 2 e 3. Sì, non è male. Per ora non abbiamo altre possibilità. E quindi mi accontento con questo. Ok, va bene. Allora, qui quindi abbiamo fatto due divisori. Avrei potuto farne anche uno qui nel mezzo. Però vabbè. Anche perché qui passo in mezzo all'orto, ma comunque non dovrebbe essere un problema. È solo per dare un'idea di bellezza. Ok, cominciamo ad essere esausti e quindi la nostra giornata termina qui, così. Non abbiamo niente da vendere. E quindi finiamo qui anche questo video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mettete un bel mi piace, ricondividete se potete e alla prossima. Ciao ragazzi e buonanotte.